Sì, velocissimo anche perché riporta anche la mia firma questo ordine del giorno, questa mozione, in quanto nel momento stesso in cui ne avevamo sentito la presentazione abbiamo subito voluto manifestare la nostra partecipazione e solidarietà a questa richiesta. Mi pare che per fortuna gli assessori in questo caso si siano già mossi nella direzione giusta prima ancora, e meno male, visto che la mozione ci ha messo un po' di tempo ad arrivare all'attenzione del Consiglio, visto che è una mozione del 27 maggio, che per definizione dello stesso estensore era urgente. Per fortuna, dicevo, gli assessori hanno già incominciato a muoversi perché questo Consiglio è arrivato, ahinoi, come sempre un po' in ritardo. Comunque credo che sia stata utile lo stesso momento in cui è stata presentata, proprio perché poneva un problema concreto e sentito da tutti. Io non so spero che questa almeno passi all'unanimità. Vorrei solo una, come dire, una ulteriore rassicurazione da parte degli assessori, visto che è emerso che se ne sono occupati in due, ovviamente per questioni diverse. La mia domanda è soprattutto rivolta all'assessore Squeri, perché giustamente lui ha già nella illustrazione fatto cenno a delle risorse. Io vorrei essere tranquillizzato sul fatto che la provincia abbia una seria intenzione di dare il suo contributo in termini di risorse economiche su questa questione. Siccome si sente, soprattutto di recente, abbastanza spesso nella rassegna stampa, vediamo articoli su problemi di bilancio e addirittura su possibili cataclismi all'interno della stessa giunta, vorremmo essere tranquillizzati sul fatto che la giunta, almeno su questo tema, ha già, come dire, dato la sua disponibilità ad intervenire anche economicamente e non vi sono problemi di bilancio che tengano su questo versante. Vorremmo essere tranquillizzati su questo. Poi, ovviamente, il nostro parere per la mozione è assolutamente favorevole. La ringrazio. Adesso...